Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio mostrarvi il refill di queste unghiette che hanno già 4 settimane. Sono andata come sempre a igienizzare le mani e ora procedo con lo smontaggio. La punta che mi vedete utilizzare è una cono appuntita a fascia viola, è di Dry Manicure. Su Dry Manicure avete il mio codice sconto che è Macolina95, che è valido su tutto il sito, ragazzi. Questa qua è una delle poche forme che io adoro da impazzire, perché ti fa tutto, sono ottime sia per fresare da sotto sia per rimuovere il prodotto, insomma sono proprio un passepartout. Inoltre la fascetta viola è proprio un jolly, perché se usata con diversi giri ti aiuta a rimuovere svariati materiali. Il prossimo step è quello di andare a opacizzare bene tutta l'unghia naturale, quindi cilindretto abrasivo grana fine 240, lo passo su tutta la superficie, quindi sia sul vecchio prodotto che sul pezzo di lamina naturale. Vado a spingere bene le cuticole, sto attenta di aprirmi bene la tasca, perché questo è fondamentale, altrimenti poi la manicure non sarà più eccellente. Ricordo per chi volesse che faccio corsi anche individuali su Varese, quindi se volete ragazze mi contattate che io vi do tutte le informazioni e anche il calendario con le varie date. Vado poi con questa punta che è nuova, arriva anche lei dal sito di Dry Manicure, è una doppia fascetta. La cosa innovativa di queste punte è proprio il fatto che hanno una durata maggiore rispetto alle altre e un'abrasività nettamente migliore, e non si vanno mai a otturare, non si sporcano. Mi piacciono tantissimo, le sto utilizzando già da parecchio tempo. Passiamo quindi adesso al taglio della cuticola. Sto attenta perché questa è una cuticola super delicata, ragazze, se tagliamo appena appena di più va a sanguinare. E quindi cerco sempre di stare qualche millimetro piuttosto indietro. Come sempre adesso procedo, dopo aver tolto bene tutta la polvere con il cleaner, al primo preparatore che è Nail Prep su tutta l'unghia. Lo stendo in modo molto molto abbondante, cerco anche di andare un pochino sulla pelle, così mi aiuta a disidratare anche quella zona. E adesso vado col primer non acido, qua sto attenta ad applicarlo lontano e solo su unghia naturale. Prossimo step è la base. Io vado direttamente a utilizzare la base che utilizzo poi per il rinforzo. La base che sto utilizzando è di La Femme. Anche sulla Femme avete il codice sconto che è Macolina24B. È la Milky White, una colorazione molto bella, lattiginosa bianca. Ho scelto lei perché poi andremo a mettere un colore pastello turchese. Quindi per facilitarmi la stesura, se sotto una base lattiginosa bianca mi aiuta, perché riesco a fare una stesura nettamente migliore. Mi raccomando, chiedete sempre alla cliente che cosa vuole fare, così che noi possiamo tranquillamente agevolarci il lavoro sotto questo punto di vista. Vado a fare il mio classico rinforzo con le regole che tutte le mie corsiste sanno. Ho anche un corso online sul semplemente col rinforzo, quindi per chi volesse mi chiede informazioni così gli do tutte le informazioni. Vado a rispettare i parametri, quelli giusti che devono essere. Mi sistemo tutta la mia struttura. Io sono solita lavorare un'unghia alla volta, di una mano alla volta, quindi mignolo della mano destra, struttura, lampada, e poi passo al mignolo della mano sinistra e così via, le alterno tutte, perché comunque adesso inizia a far caldo, inoltre le basi sono abbastanza tendono molto a colare, ok? Quindi se mi faccio tutte e quattro le unghie finisce che mi ritrovo tutto il prodotto ai lati. Passo adesso a stendere il colore, questo qua è il colore sempre di La Femme, che è bellissimo, ragazze, è super pigmentato, ho fatto un'unica stesura e sto già attenta a metterlo bene nella zona della cuticola. Se non riuscite vi aiutate con un pennellino sottile. La cosa importante è non sporcare la zona della cuticola, altrimenti poi il lavoro ovviamente non verrà preciso e si noterà anche col passare delle settimane. Una cosa particolare che andremo a fare sarà l'applicazione delle polverine, quindi mi raccomando stendete molto bene i prodotti, perché poi con la stesura delle polverine si vede ogni difetto della struttura, se c'è qualche bozzo, qualche avvallamento. È importante avere una stesura ottimale. Io vado a fare 4 dita di tutta la mano, vado in lampada, faccio le altre 4 e faccio a parte solamente i pollici. Sigillante. Io andrò a stendere la polverina solamente su mignolo e anulare di questa mano. Quindi vado a stendere il sigillante, che è sempre quello di La Femme, che è il Top No Wipe. Lo stendo bene su tutta la superficie.
Metto in lampada solo 30 secondi, faccio uscire la mano e non appena esce vado subito a strofinare sulla polverina. Questo perché il top è ancora bello caldo, quindi mi garantisce un'ottima adesione della polverina. Mi raccomando, stendetela bene dappertutto, nella zona della cuticola, nei valli, se necessario spostate bene la pelle, ma coprite bene tutta la zona. Io vado proprio col polpastrello, altrimenti si può mettere con un pennellino in silicone oppure quei applicatori che hanno di solito gli ombretti, anche come siete più comode voi. Io mi trovo molto bene col guanto, quindi faccio col guanto, però molte volte ho utilizzato anche il pennellino in silicone. Magari col pennellino in silicone riusciamo ad andare più negli angoletti e negli spazi piccoli, quindi ci torna molto comodo nel lavoro. Tenetevelo magari lì da parte, così che possiate tranquillamente poi andare a riprendere qualche piccolo pezzetto se non è uscito bene. Io vado proprio a, prima di tutto, a tamponare la polvere e poi la strofino bene. Mi raccomando, spolverate bene ogni singolo eccesso di polverina, questo perché qua si vede bene come applico la polverina, vedete che io la vado prima a tamponare e poi la strofino. È importante togliere bene tutta la polvere perché altrimenti poi col sigillante i glitter entrano all'interno e quindi quando noi lo andiamo a riutilizzare per un monocolore, quel monocolore diventerà glitterato per via del top. Io solitamente, ragazzi, utilizzo un top per glitter, polveri e via dicendo, e un top per i monocolori, così sono sicura che se anche dovesse rimanere qualche piccola porzione di pigmento, questo non mi vada a rovinare il lucido, perché io lo utilizzo solo ed esclusivamente per polverine, quindi non si noterà diciamo il difetto, diciamo così. Adesso, ragazze, dopo aver spolverato bene, vado a sigillare. Prima di sigillare è importante, io uso questa tecnica, vado a mettere un pochino di primer non acido da metà unghia verso il bordo libero. Questo è importante perché mi garantisce un'ottima adesione del top. Quindi poi sono certa che non mi si va a togliere come una pellicola la polverina, che sono molto delicate. In più la ragazza fa un lavoro d'ufficio, quindi scrive molto al computer e battendo le unghie può essere che questa si tolga. Adesso vado a passare il sigillante. Mi raccomando, il sigillante va passato in ogni piccolo centimetro, millimetro dell'unghia, perché se noi lasciamo una zona senza top, la ragazza appena andrà a lavarsi le mani, ovviamente la polverina non sigillata verrà via, quindi si ritroverà con l'unghia scoperta. Mi raccomando, prendetevi il vostro tempo, passatelo bene ovunque. Questo qua è quindi il risultato finale. Io spero come sempre che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se siete arrivati fino a qua, lasciate giù nei commenti l'emoticon della nuvoletta. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un bacione grande!